Però per me, io dico, per arrivare con tante persone come voi stasera, io vi ringrazio un'altra volta, venire qua a sentirmi, per me è qualcosa di eccezionale. Quindi io stasera festeggio insieme a voi, compleanno, arrivo. Completamento di questo ragionamento, io stavo una coppia lì, quello lì che mi ha lanciato a cantare, mi è sempre piaciuto, però come voi avete letto sui giornali, io sono nato calciatore, io sono stato un calciatore, non lo so, mio padre e mia madre che caspita hanno fatto quando mi hanno fatto a me, hanno fatto un'insertata proprio, se non lo so che mi hanno fatto. Un'insertata, una cosa, è stato un amore molto profondo, non lo so che cosa hanno fatto, ma mi hanno fatto artista a me, che lo faccio. E quindi io all'epoca, il mio amico Pasquale Perotta, che stasera facciamo un applauso, c'è la figlia e il marito, che ha lanciato nel mondo del canto, e Pasquale oggi sfortunatamente non c'è più, ma sta sempre nel mio cuore. Grazie. Allora, ricordando le cose antiche, io dico sempre, caso figli di morire, io non rinnego il mio passato, che fu di uno sfondizzo piccolino e sono cresciuto oggi, la vita è diversa, non manca niente, ma io quella vita lì, io la desidero perché era bella, anche le famiglie stavano tutti quanti insieme, si mangiava, io ricordo, eravamo 10 figli, mio padre e mia madre, poi si attingeva sempre con un quartiere tra sé, mangiava insieme a noi, insomma non lo so come facevo, in un basso di Napoli, un basso di Napoli, non so come facevo, ma mangiava tutto quanto, e io dico, figli puerili, io adesso la canto, ma non bisogna dimenticare i genitori, e stiamoci sempre vicini, io vado a cantare nella casa di riposo. Quando vado là mi viene da piangere perché mi vedo è un'emozione unica. Ascoltate bene queste parole. Scusami, non mi preoccupare, ci stanno rovinando. Bello.
stato lui mamma. Carica il tuo marito, fai niente di cercare. Non conosco.